Siamo nel campo sportivo di Altavilla Silentina dove c'è la presentazione della ASD Altavilla Silentina Calcio. In nostra compagnia abbiamo il presidente Luigi Saponara. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto in questo progetto calcistico? Le motivazioni sono per riportare il calcio ad Altavilla perché c'è una lunga tradizione di calcio minore ad Altavilla e soprattutto è l'aggregazione dei giovani che a noi ci sta molto a cuore. Siamo con il mister della ASD Altavilla Silentina Calcio, Giuseppe D'Andrea. Quali sono gli obiettivi, i propositi per questo progetto sportivo? Sono per l'appunto questo, siamo riusciti ad organizzare questo evento e già in questo io sono pienamente soddisfatto. L'iscrizione al campionato di terza categoria di quest'anno ci permetterà di confrontarci, darà la possibilità a questi ragazzi di stare con noi, di condividere un po' tutto. E poi i risultati del campo li prenderemo, li accetteremo come sempre, cercando di onorare al meglio il campionato. Alla fine si tireranno le somme e l'anno prossimo partiremo con qualcosa di nuovo, cercando di migliorare grazie a quest'anno di esperienza che è in corso. Altavilla Silentina vanta anche una tradizione di calcio e questo progetto vuole dare continuità a questa tradizione. Sì, vanta questa cosa, noi la riprendiamo e cerchiamo di portarla avanti come è stato fatto in passato, nel miglior modo possibile. Ci sono dei ringraziamenti da fare? Sì, a tutti i soci fondatori che mi hanno aiutato in questo progetto, agli sponsor tutti, in particolare Alessandro Di Masi, caseificio della contadina. E soprattutto i tifosi che quando incontro in piazza, al bar, mi danno morale e forza per andare avanti.